Bentrovati alla nostra rassegna stampa di oggi. Come sempre, dopo la prima parte dedicata alla regione e ai territori, siamo a parlare di sport. Lo facciamo dalle pagine del nuovo Corriere Nazionale con il Perugia. Sospiro di sollievo, la fideiussione è in arrivo dopo il no della Banca di Santo Padre. Un altro istituto ha assicurato il rilascio in tempo per l'iscrizione. Oggi il Presidente annuncia la campagna abbonamenti e la ripartenza. E sempre per lo sport siamo a Terni, l'incasso del derby va in beneficenza, svelata la campagna abbonamenti, la proprietà intensificherà il lavoro sul sociale che porta avanti da tempo, lo ha detto Agnese Passoni, responsabile marketing della Ternana. Siamo al basket, donne a 1, PFU, presa Mallard, americana da record dai Sunshine Coast Phoenix Clippers, la prima straniera in rosa, grandi numeri, ho scelto Umberti, da detto, perché sarà una bella esperienza, mi aspetto competitività. E per quanto riguarda invece il Challenge Ride Endurance, Costanza Lalicia e Pallas, binomio vincente in riva al Danubio, l'Amazzone perugina e l'Anglo-Arabo impeccabili in Slovacchia. Sulle arti marziali, esami di fine stagione per i Dragoni Karate di Bastia. Questo era lo sport del nuovo Corriere Nazionale, siamo al Corriere dell'Umbria, Grifo scatta il piano B per l'iscrizione, dribbling di Santo Padre a Banca Etruria e passaggio a un altro istituto di credito, questa volta regionale, c'è il via libera all'operazione anche grazie a garanzie personali del Presidente, superiore a 800.000 euro, amichevole al Curi con la SPAL. E per la Ternana, Fere con Bollini ormai è addio e può spuntare la sorpresa, società lavora in gran segreto, per questo non sono da escludere novità eclatanti. Gubbio, ecco il possibile girone, c'è una pugliese, si va verso la divisione verticale al nord e al centro, sud per conto suo, ecco il quadro con i ripescaggi in base ai criteri stabiliti dal Consiglio federale dell'8 giugno. E da Gubbio ci spostiamo a Foligno, giorni caldi, iscrizione, garanzie, squadra d'affare, Ius giovedì in città per affrontare i problemi, Guazzolini vuole Ubaldi che piace anche a Bastia e Città di Castello, associazione dei tifosi, giovedì l'atto costitutivo e poi il presidente. Siamo a Ponte Valle Ceppi, Regnicoli se ne va senza rimpianti, a Ventinella un ciclo terminato, il bomber alla Ponte Valle Ceppi, sono stato benissimo ma ora sono in cerca, dice, di nuovi stimoli. Talento sportivo, Angelo Di Rocco, è chiaro, il 5 luglio torno sul ring e ad ottobre i mondiali, l'intervista a cura di Maria Moroni dopo la vittoria del titolo italiano Youth nella categoria 56 kg. Judo, Annalisa Calagreti, non me l'aspettavo, ora l'oro agli europei, il maestro Mariotti ha detto, con lei siamo al top. E per quanto riguarda Umberti, dei numeri da record per Agape 2000, Umberti dall'insegna del successo e gli organizzatori già pensano alla prossima edizione per continuare la striscia positiva. Ancora Umberti, del calcio a 5, il New Team Sport Cup va all'Irlanda del Nord, in finale i portacolori della Germania finiscono KO. Per il karate da Bastia Umbra, Dragoni Bastia, passaggi di fine stagione con tanti applausi per i giovani esaminandi. E siamo al basket a 1 femminile, Chierra Magliard spiega la nuova PF Umberti dei rimbalzi, giocare di squadra e tirare da 3, una lunga carriera alla sua costellata da tanti record. A Terni, Italia e Cina in scena, a Terni e poi ad Assisi, le asiatiche sono campionesse mondiali nella specialità su carrozzina, sitting volley, oggi e domani, due appuntamenti in piazza di alto livello internazionale che vedranno le due nazionali impegnate a prepararsi meglio, al meglio in vista dei giochi paralimpici. Lo sport dalla nazione, colpo in uscita, Filipe va a Padova, Perugia si chiude a breve la trattativa, in attacco resta forte l'interesse per Donnarumma. Amichevoli, precampionato, Pescara e SPAL per il test, si chiede la nazione che sulla Ternana titola, allenatore Leonardo Menichini è il favorito, 20 partite in cassa del derby in beneficenza, intanto torna la era mascotte per i baby tifosi. Il mercato, Francioni in pole position per la panchina del Cannara e ancora Umbria capitale del volley, al via il trofeo delle regioni, sfida tra 42 rappresentative maschili e femminili, ieri la cerimonia di inaugurazione sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi.
La nazionale azzurra lancia la sfida alle cinesi, siamo al sitting volley ed è stato presentato ieri a Terni il programma dello stage internazionale. Intanto a Spoleto, Umbria Tennis Grand Prix, Satiri Auto, Super Fasola manda al tappeto Lodovichi per il podismo che sfacchinata a Gualdo Tadino per Chiappini e Palozzi, basket, quadrangolare under 16 Perugia al top ed Emilia Bove ai tifosi dice da Umbertide farò bene. Sport dal Messaggero, Grifo, avanti, Santo Padre è sicuro, pronta la campagna abbonamenti per la fideiussione, nessuno annuncio, intanto i baby Pasqui e Beccari convocati in azzurro per la canoa da Città di Castello. Ancora lo sport da Foligno, scelta tra Sfrappa e Cecagnoli, il presidente Gianluca Ius continua intanto il suo lavoro per il nuovo direttore sportivo e sempre per lo sport chiudiamo con la Ternana, obiettivo famiglie allo stadio, presentata Liberati la campagna abbonamenti 2016-2017, ma di allenatore e direttore sportivo non c'è ancora l'ombra, non sarà compreso il derby, il ricavato della gara col Perugia sarà devoluto in beneficenza, leggero calo dei costi delle tessere. Ed era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi, vi ricordiamo il nostro sito trgmedia.it con le notizie in tempo reale, questa sera i nostri tre telegiornali, Provincia, l'Alto Chiascio e lo Sport, ogni ora l'aggiornamento via radio con i nostri RGM Flash a partire dalle 10. Grazie come sempre per la vostra attenzione, dalla nostra redazione e dalla regia, un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.